Fuori programma vi racconto un altro piccolo aneddoto che avrete visto che è uscito a un certo punto, perché il professor Calderini era arrivato, mi ha chiamato, l'ha chiamato il ministro, mi ha detto le due cose che voleva dire, si scusa ed è ripartito. Quindi allora a questo punto io faccio un mix delle cose che volevo dire io prima e invece riportare due messaggi da parte del ministero e che veramente il professor Calderini ci teneva a dire, mi sembrano anche di notevole rilevanza. Ma per quanto riguarda le attività di ricerca, il CTNA è nato per questo, è nato da un'intuizione più generale da parte del Ministero del MIUR che voleva condensare a livello nazionale in una struttura di soft governance senza appesantimenti organizzativi delle realtà molto significative a livello regionale ma di submassa critica dal punto di vista tecnologico per poter aspirare a partecipare talvolta come leader nei piani diciamo di ricerca finanziata a livello europeo. Quindi questo è stato il punto di partenza, i cluster sono 8 nelle diversi campi, alcuni dei quali con una forte interazione con il cluster aerospaziale, la fabbrica intelligente, le smart community, il trasporto marino terrestre, solo per citarne alcuni, e attualmente c'è nell'idea del Ministero di attivarne altri 3, l'economia del mare, l'energia e il patrimonio dei beni culturali. Se guardate bene i titoli li trovate con una notevole corrispondenza sulle challenges e comunque sui capitoli di Horizon 2020 in campo europeo. Detto questo, i cluster si sono organizzati fra di loro, c'è una forma di governance dei vari clusters che riconoscono l'utilità di poter dialogare soprattutto sulle tecnologie trasversali. Fatti, il primo fatto è che il Ministero ha messo a disposizione circa 350 milioni di euro per 4 progetti per ciascun cluster. Siamo finalmente con un po' di lentezza alla fine di tutto l'iter contrattuale. Per quanto riguarda il cluster aerospaziale ci sono 4 progetti da circa 10 milioni di euro l'uno, un po' meno, e nell'ambito di questi progetti l'idea è che l'azienda leader, e quindi ci sono le 4 aziende di maggiore riferimento a livello nazionale che fanno un po' da capofila e da capoprogetto, abbiano invece come scopo principale quello di coinvolgere il più ampio numero possibile sia di realtà universitarie che di realtà di piccole e medie aziende. Tra questi 4 temi progettuali ce n'è uno in particolare di Alenia Ermacchi che ha delle forti connessioni sullo sviluppo di tecnologie per gli APR. A parte questo discorso, le altre attività che noi svolgiamo, ricordo che a costituire l'associazione del CTNA partecipano come soci fondatori i 5 distretti principali aerospaziali, partecipano l'AIAD, l'Agenzia Spaziale Italiana, il CNR e le 2 grandi aziende Finmeccanica e Avio. Questo è il corpus, però nella modalità con cui si lavora soprattutto in ambito di primo e secondo livello operativo, e nel primo livello che si chiama comitato tecnico sono ciascun distretto, ricordo che tra l'altro oltre ai 5 distretti fondatori se ne sono aggiunti altri 4 nel frattempo, quindi siamo a 9, ciascun distretto nomina dei rappresentanti, uno dei quali obbligatoriamente della piccola e media azienda, uno dei quali obbligatoriamente dell'università. Quindi abbiamo una